I giapponesi anziani sputano molto e ruttano dopo aver finito di mangiare. I giapponesi giocano molto al panchico, preferiscono avere un buon lavoro piuttosto che avere bambini. Nelle grandi città del Giappone non vedrai nessuno con le scarpe sporche. Non c'è galanteria nella metro. Gli uomini non si voltano per guardare le donne, considerano che le relazioni romantiche siano fastidiose. Ciao ragazzi, c'ho giusto 5 minuti perché sto per andare praticamente in aeroporto, perché sto per tornare in Giappone. Però siccome oggi ho avuto questa giornata che ero a Milano, ho visto Soul Mafia, siamo andati insieme alla festa del fumetto e alla fiera del fumetto, scusate, di Novegro, ci siamo divertiti tantissimo e un sacco di belle cose. Però sono tornato a casa e prima di partire mi sono trovato questo video che mi ha veramente fatto arrabbiare. Io cavolo, devo farci un video, perché la famiglia Surrigata, che era anche un, cioè è anche un canale che a me piace sinceramente, però quando ho visto questo video chiamato le 99 cose incredibili che puoi vedere solo in Giappone, che ho appena visto e che c'ha già 20.000 visite, mi sono un pochino alterato perché c'erano veramente un sacco di cazzate. Adesso sto un po' valutando se veramente quello che dicono la famiglia Surrigata siano cose vere o se sono un sacco di imprecisioni e luoghi comuni che non hanno senso, perché comunque hanno fatto questo video chiamando le 99 cose. Ma tante di queste, a parte che tante cose si ripetevano, quindi già lì dici non sono proprio 99. E poi veramente c'erano un sacco di imprecisioni, alcune erano proprio cose sbagliate. Già in un precedente video avevano detto che un'altra stupidata sulle 20 cose incredibili sul Giappone, che avevano detto che se il fratello più grande chiede al fratello più piccolo la fidanzata in sposa, quella la deve sposare per forza, che già lì. Però gli ho detto vabbè, non faccio un video reaction perché non mi sembrava, insomma, ho detto vabbè dai, insomma, non mi sembrava il caso. Però questa volta veramente si è superato il limite, sono state dette un sacco di falsità sul Giappone che hanno già visto in 20.000 persone e mi ha fatto veramente arrabbiare, quindi ho detto no, non posso non fare un video. La maggior parte sono soltanto luoghi comuni e cazzate, quindi niente di grave, però alcune sono veramente 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 gravi. Ho detto cavolo, devo proprio dire la mia e come sono le cose in Giappone, perché non voglio che passi un'immagine sbagliata del Giappone. Quindi vabbè, adesso ve ne dico, ne ho trovate una ventina, che comunque su 99 20 sono sbagliate e comunque ce ne saranno state altre 30 che erano imprecise, quindi su 99 forse ne avete dette 10 di giù, non lo so quante ne avete dette, comunque una percentuale molto bassa che secondo me, cioè dai, insomma, veramente. Io avevo anche scritto su un commento, tra l'altro il commento che ho fatto è stato cancellato, io avevo fatto un commento precisando alcune cose sotto questo video, era stato cancellato perché ho detto no, allora ci faccio un video. Però avevo scritto in un precedente video, quello delle 20 cose, ho detto bel video, siete bravi, però c'erano delle imprecisioni, se volete fare un altro video sul Giappone contattatemi e magari mi metto in contatto con qualche giapponese, così avete proprio di prima mano le informazioni sul Giappone. Però evidentemente così non è stato, hanno fatto questo video che era un insieme di stronzate che mi ha dato abbastanza fastidio. Comunque iniziamo subito. Allora, le pantofole in Giappone, io ho viaggiato con un sacco di giapponesi, non è vero che è una cosa praticamente che tutti i giapponesi che salgono su un aereo si portano assolutamente sempre, dicevano, le pantofole, non è così, un sacco non se lo portano, alcune se lo portano come gli italiani, nulla di così strano. Durante i voli in aereo i giapponesi portano sempre delle pantofole per poter togliere le loro scarpe e far riposare i piedi. La seconda cosa era che le scarpe, dicevano delle scarpe che in città non si vedrà mai nessuna con le scarpe sporche. Ma cosa vuol dire? Cioè non è vero, ci sarà chi ce le ha sporche e chi non ce le ha sporche, ma non mi sembra una cosa incredibile che c'è solo in Giappone. Nelle grandi città del Giappone non vedrai nessuno con le scarpe sporche. La terza era un altro luogo comune che diceva che a tutti i giapponesi piacciono i romanzi leggeri e i manga, cosa che non è vero. Io ho tanti amici che invece odiano i manga, quindi non è una cosa proprio così strana. I giapponesi amano i romanzi leggeri e i manga. Poi parlavano di addormentarsi sul lavoro, che vi insegno così anche una parola in giapponese, si dice inemuri, che dicevano che praticamente addormentarsi sul lavoro è una cosa molto positiva e se ti addormenti sul lavoro sei visto come se ti sforzi molto. E fin qui dai, diciamo che sta un po' scomparendo, però è una cosa un po' vera. Però dicevano che se non ti addormenti sei visto come uno scansafatiche. Non è vero, non è proprio così, quindi diciamo che è un po' un'altra cosa che non è proprio precisa e non è esattamente giusta. Se il Giappone è uno dei paesi in cui il ritmo di lavoro è il più estenuante, il buon senso vuole che addormentarsi al lavoro sia piuttosto ben visto. Sul serio, un impiegato che schiaccia un pisolino durante le sue ore di lavoro dimostra molto semplicemente che hai lavorato bene fino allo sfinimento. Invece, un impiegato che non dorme al lavoro può essere visto come uno scansafatiche accanito. La terza cosa, qua si parlava, loro l'hanno detto panchico, che in realtà sarebbe il pachinko, dicevano che i giapponesi giocano al pachinko. Allora diciamo che sì, ci sono delle persone che giocano al pachinko, ma sono molto legate anche alla mafia. Io ho un sacco di persone
persone giapponesi che non ci hanno messo, anzi penso che la maggior parte dei miei amici non ci ha mai messo proprio neanche un piede in un pachinko, quindi non è, cioè, come dire che agli italiani piace giocare d'azzardo, ci sono a quelli a cui piace giocare d'azzardo e quelli che non giocherebbero mai a giochi d'azzardo, quindi dobbiamo essere precisi con queste cose, perché se voi dite ai giapponesi piace giocare d'azzardo, automaticamente chi vede quel video pensa quella cosa, ed è sbagliato perché non è giusto. I giapponesi giocano molto al pachinko, un gioco che somiglia al flipper. In questo gioco non guadagnano denaro, ma piuttosto dei punti per comprare merci. Comunque andiamo avanti. Poi, altra cosa incredibile che si trova solo in Giappone: le donne hanno i capelli lunghi e gli uomini hanno i capelli corti. Ma oddio, in quasi tutto il mondo non è una cosa incredibile che c'è solo in Giappone. Cambiate il titolo, dite 99 luoghi comuni sull'umanità, non sul Giappone, perché non ha molto senso. La maggior parte delle giapponesi hanno i capelli lunghi, mentre gli uomini preferiscono averli corti. Comunque, poi c'era le persone anziane sputano. Questo è stato il motivo per cui mi sono molto arrabbiato, perché non è vero, io non ho mai visto nessun giapponese sputare in 10 anni che sto in Giappone. I giapponesi anziani sputano molto. Tuttavia, io 10 anni fa vivevo in Cina e ho visto molti anziani giapponesi, anche giovani, sputare per le strade, quindi forse è qualcosa più legato alla Cina. Tra l'altro poi in Cina, in vista delle Olimpiadi, quando ci sono state, avevano messo illegale a Pechino fare questa cosa, perché tanti taxisti sputavano dai taxi, quindi è una cosa legata alla Cina, non c'è... Cioè, devo dire che in questo articolo ha fatto un sacco di casini mischiando la Cina e il Giappone, e poi cose che magari sono successe 10 anni fa facendole passare con cose che succedono adesso in Giappone. Comunque vado avanti, vi leggo le altre. Poi i giapponesi ruttano dopo aver mangiato. Mangiano rumorosamente i loro alimenti e ruttano dopo aver finito di mangiare. Anche questa è un'altra cosa sulla Cina, ma anche qua sulla Cina rurale non è, cioè, sai, si dice che ruttando, cioè, è una parte della... Ma anche qua io non è che direi mai tutti i cinesi ruttano, perché ruttare fa sì che fai passare che hai mangiato, che hai gustato il tuo alimento. Diciamo che magari c'è anche questa realtà, però non si può dire. E pare che poi non c'entra col Giappone, quindi anche lì è un altro errore. Però dobbiamo essere precisi quando diciamo le cose, perché non ha senso e mi fa arrabbiare, perché io vivo in quel paese e mi spiace che certi italiani poi mi vengono a dire: oh, le geisha sono troie e cose così. Non è vero, è perché c'è gente come la famiglia dei Suricati che dice cazzate, le fa passare per vere e fa di una persona un fascio. Cioè, se una persona si sposa con un videogame, tutti i giapponesi si sposano con un videogame? Non penso proprio. Comunque andiamo avanti. I giapponesi non fischiano quando passa una donna. Gli uomini non si voltano per guardare le donne anche se indossano minigonne, non fischiano dopo loro e non fanno nemmeno complimenti loro per strada. Questo è un luogo comune sull'Italia. Gli italiani fischiano quando passa una bella donna, ma non è una cosa incredibile dei giapponesi. Diciamo che fischiare quando passa una bella donna è una cosa incredibile degli italiani, se proprio. Ma anche lì non è che tutti gli italiani siano così. Alcuni lo fanno, alcuni non lo fanno. Però come fa VJ quando ha fatto quel video reaction su quella ragazza, non mi ricordo adesso il nome, che parlava dei luoghi stranieri, americana, che parlava dei luoghi comuni in Giappone, e hanno detto: oh, gli italiani sono così, capite? Dovremmo invece essere più aperti e non farle passare come cose strane, un paese diverso da noi. Siamo tutti uguali, cioè, non so, sì, abbiamo delle culture diverse, parliamo della cultura, ma informandoci prima, non dicendo cose a caso. Scusate, però ogni cosa mi fa arrabbiare. Poi cos'è? Ah, che i giapponesi non sono garanti, nel senso, non mi ricordo come si dice la parola, però i giapponesi non si alzeranno mai se magari c'è una donna. Questo è un altro luogo comune, che in treno non è vero, ci sono un sacco di giapponesi che se vedono una persona anziana si alzano anche se non sono nei posti riservati alle persone anziane. Non c'è galanteria nella metro, laggiù ci sono sedili dedicati alle donne e alle persone anziane, gli altri vengono occupati da quelli che arrivano per primi, quindi un uomo non si alzerà mai per lasciare il suo posto a una donna. Quindi non è... io in primo sono il primo che mi alzo, magari ci sono altri stranieri maleducati che sono stati in Giappone, però un sacco di stranieri si alzano se vedono una situazione del genere, stranieri e anche giapponesi, quindi non è una cosa così allucinante sul Giappone. Poi cos'è che c'era? In linea di massima i giapponesi si vestono, i loro vestiti non hanno marche. Anche qua non capisco cosa vuol dire in linea di massima in Giappone i vestiti non hanno marche. In linea di massima in Giappone i vestiti non hanno marche. Non riesco proprio a capire proprio cosa vuol dire, quindi spiegatemelo, grazie, perché non ha senso questa frase e non ha proprio senso quello che cercate di dire. Non ha, cioè, dite che non hanno grossi, ma anche qua non capisco. Poi i giapponesi considerano le relazioni romantiche molto fastidiose. Molti giapponesi che hanno una ventina, una trentina d'anni considerano che le relazioni romantiche siano fastidiose. No, non è così. Poi i giapponesi fanno fatica a parlare della loro sessualità. I giapponesi fanno fatica a parlare della loro sessualità. Ma penso che in tutto il mondo può capitare che c'è chi ha problemi a parlarne della sua sessualità e chi non ne ha problemi, però non è una particolarità del Giappone. Poi i giapponesi preferiscono un buon lavoro ai bambini. Gli studi dimostrano che i giapponesi preferiscono avere un buon lavoro piuttosto che avere bambini. Qua ho detto degli studi,
Che studi? Cioè, se dici che degli studi, informami, perché non credo che sia così. Comunque, vabbè, boh, degli studi hanno detto così. Boh, però se dai un'informazione così, per favore, di quali studi? Perché se tipo è stato il giornale Cioè, o qualche giornalista che scrive sempre questi titoloni, tipo 3 milioni di bambini rapiti in Giappone, cioè, e allora ti dico, no, sono minchiate, quindi anche voi non ripetetele. Poi, i capi non si congratuleranno mai con i loro dipendenti se hanno fatto un buon lavoro. In Giappone, i capi non si congratulano mai con i loro dipendenti anche quando lavorano. Lavorano bene. Altra cosa che non è vero, cioè, vabbè, continua a leggerle. Poi, ai giapponesi piacciono i denti storti. Ai giapponesi piacciono i denti storti. Sì, piacciono i denti storti, però diciamo che piace quando la... Infatti avevo fatto un video anche sui canoni di bellezza in Giappone. Che ai giapponesi piace quando l'incisivo, non so che questo è un incisivo, comunque questo dente qua, si chiama Yaiba, quando c'è la Yaiba, che praticamente va un po' in fuori, e tanta gente se lo mette. Però non è che ai giapponesi piacciono tutti i denti storti, c'è questo, cioè, è un po' più complicato di così. Là l'avete fatto molto semplice, un po' impreciso. Poi qua un'altra, l'ultima è quella del gancio, che è quello scherzo in cui ci sono, però diciamo che non è uno scherzo molto comune che fanno tutti i giapponesi. Il gancho è uno scherzo abbastanza frequente in Giappone, il quale consiste nel giungere le mani simulando una specie di pistola, poi bisogna mettere le dita nel sedere dell'altra persona gridando gancho. Magari qualche bambino dell'asilo lo fa il gancho, di fare così nel culo di un altro e aprire la mano, però non è proprio un una cosa che fanno molto spesso i giapponesi. Quindi diciamo che ci sono un sacco di imprecisioni qua. Adesso mi fermo perché ne avrei troppe, ma non voglio fare un video di 2 ore e mezza. Diciamo che ci sono state un sacco di imprecisioni, un sacco di cose sbagliate e un sacco di cose che mi hanno fatto arrabbiare, che vorrei che passasse un'immagine diversa del Giappone. E vabbè, comunque queste erano un po' le cose che mi hanno un po' turbato, che hanno detto in questo video. Comunque guardate ragazzi, se sentite in qualche video cose stranezze sul Giappone, andatevi a informare, fate le vostre ricerche, chiedete anche a me. Spesso sono gente, magari vuole fare, capito, titoloni e dire cose così per fare scalpore, così la gente condivide il video. Tante cose non sono vere, quindi non fidatevi di tutto quello che sentite su YouTube, specie da youtuber che non sono mai stati in Giappone, presumo, o che magari hanno una visione molto molto superficiale del Giappone e non hanno fatto le loro ricerche. Vabbè, spero che questo video vi sia piaciuto, ditemi che cosa ne pensate nel commento e spero che questo video vi abbia fatto un po' capire meglio quello che hanno detto, le cazzate che hanno detto e come stanno realmente le cose in Giappone. Io domani me ne torno in Giappone, quindi un abbraccio e ci vediamo domani con un altro video, spero, presumo, chissà. Ciao e auguratemi buon viaggio nei commenti, continuate a iscrivervi e lasciate un commento, attivate anche la campanella, ciao ciao.